14, 48 primi al nostro Time Watch, gentili amici ascoltatori, gentilissime amiche ascoltatrici, buon pomeriggio a tutti voi da Stefano Tini con me Basilio Villari per Rosso Vivo di lunedì 21 ottobre. Ciao buon pomeriggio a tutti, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori della Stap, si torna al passato. Nome Rosso Vivo, nome della trasmissione, ma nome anche del libro di Basilio Villari, ce lo presenti 2 secondi e poi parliamo del Gran Premio di Venezia. Perfetto, Rosso Vivo è il mio libro sulla Ferrari. Tutte le gare che ha fatto l'editore Absolutely Free, editore Dani Nazzolini, tutte le gare della Formula 1, il libro è, diciamo, la Ferrari in numeri. Tutte le gare, tutti i gran premi, tutte vittorie, pole position, giri veloci, un appendice, tutti i piloti che hanno corso almeno un gran premio in Formula 1 con la Ferrari. E scusi, sappiamo. a fine, tutte le specifiche tecniche delle vetture che hanno vinto i mondiali. Non mi vede lei perché Verstappen è Certo. stato Grande, penalizzato. grande Verstappen. Grande sicuramente, però, insomma, Grandissimo Verstappen. penalizzato giustamente, poi tu puoi No. essere arrabbiato come si. No. C'è un regolamento che dice che non puoi No, superare con le quattro no, ruote al di fuori della striscia bianca. Io ho visto anche il venerdì e il sabato durante le libere che le Mercedes andavano abbondantemente fuori quella curva prima Sì. del traguardo per prendere velocità, Sì. insomma, la facevano fuori con tutte e quattro le ruote. Si sono adeguate anche le altre vetture, quindi lo hanno fatto il venerdì, lo hanno fatto il sabato, ma in gara, insomma, non si può No. fare, soprattutto se trai vantaggio, insomma, non Non Raikkonen meritava, condivido. Raikkonen comunque meritava il podio, Non perché Raikkonen non condivido perché lo posso capire in prova che sei da solo. Là stai facendo un sorpasso e l'essenza della Formula 1 è il Ho capito, sorpasso. allora però andiamo fuori L'adrenalina. pista, facciamo i sorpassi fuori pista. No. Allora. Se c'è una No. traiettoria, se Non ci è sono che. delle curve così a zig-zag, come noi andiamo No, dritti, andiamo e no, quello è un altro facciamo. discorso, No, tu il potevi. discorso è No, questo. Se c'è un perimetro, se c'è una regola dove c'è un perimetro, dove ci sono delle linee bianche allora. dove non si può andare fuori con No. tutte e quattro le ruote, allora se c'è questo regolamento, beh, altrimenti leviamo le linee bianche, leviamo e No, facciamo non ci toglie tutto, una. però devi. A parte Il che. contesto non sarebbe passato perché Raikkonen aveva chiuso bene, non sarebbe passato, quindi non poteva passare Verstappen. È passato perché è Ma andato fuori. dobbiamo vedere il perché e esaminare la manovra e oggettivamente quello che è successo. Allora, che io capisco che il pilota in prova sta da solo e va fuori pista, Certo. non si discute. Allora, Mercedes, come hai detto te, sabato, venerdì, niente. Hanno incominciato Mercedes e non si fa niente. Certo, con gli altri, Tutti, certo, le se Mercedes poi se lo se. fanno, sì. Oh, perfetto. Ma in gara, che l'adrenalina scorre a fiumi, è impegnato dal 16° posto, proprio. Terzo, quarto, quello che è, non esiste. E allora ritorniamo a certi sorpassi. Ecco, poi non è una manovra, diciamo, volontaria fatta con cattiveria che hai ostacolato, hai No, tamponato, è hai fatto fatta con incidente cattiveria, assolutamente no, con con cattiveria. furbizia, sì. Allora ritorniamo sempre al discorso di quando Senna ha tamponato Prost e Prost ha perso il mondiale, Senna è diventato un eroe nel No, 90. certo, no, no, Perfetto. Quello che ha fatto Hamilton, quello, anche, ripeto, io anche tifoso Ferrari di Schumacher nel 2010, nel Gran Premio d'Ungheria, quando Schumacher in pieno rettilineo ha chiuso Barrichello, è stata una manovra azzardata e là è giusto, non dico penalizzare, ma almeno richiamare il pilota a quello certo, invece che non fu è. E così. manco è manco giusto che Schumacher viene e dice, vabbè, se c'è passato vuol dire lo spazio c'era, è No, sbagliato, assolutamente no. perciò. Nel 2008, quando Hamilton ha tamponato Raikkonen nei box del Canada, è finita là. Allora, però nel sorpasso, poi non è una manovra che lui ha fatto, ripetuto per 56 giri. Già è partito 16esimo, penalizzato da questi regolamenti stupidi. Vabbè. Senti, ti sei dato da fare, ti sei industriato nel cercare Qualcosa, novità, ma se trovato qualcosa, vabbè, se trovato poco. poco, piano piano, perché insomma ci sono abbastanza novità, no? Sì, Quella senza dei dei tre motori tre anziché motori quattro. anziché quattro, un altro, va bene, andiamo sempre alla Formula 1, Quindi devi secondo fare con lo stesso i sette motore campioni, sette Gran Premi, sempre 7-21, sette Gran che saranno Premi. 20, 21, 19, quello che so. Andiamo sempre, secondo il mio modesto parere, sempre peggio con la Formula 1 e soprattutto, però ho saputo che i piloti l'hanno contestato, il fatto di nella sostituzione delle parti meccaniche di penalizzare oggi con le posizioni e domani, l'altro anno, con All'arrivo, direttamente quando si arriva, con i secondi all'arrivo, è giusto? sbagliatissimo, perché se un pilota è secondo in gara, però sa che il pilota davanti,
secondo di quel pilota, sì, che c'è davanti, sai che 5-10 secondi finisce lo spettacolo, io non attacco, giustamente intanto quando arriva, sì, sì, io passo a lui, da, finisce però lo spettacolo. In diverse formule, parliamo di diverse gare automobilistiche, si adotta ormai questo questo tipo di penalizzazione, perché sta vedendo per esempio il Gran Turismo, mi sembra alcune classi, sì, perché purtroppo il Gran Turismo ha preso dalla Formula 1 e ripeto, andiamo sempre peggio, si cercano dei rimedi che sono peggio degli errori fatti, errori. Perfetto, però comunque la Formula 1 è questa, non sono contento della Formula 1 PM, a prescindere vince o perde la Ferrari, io sono ferrarista, però sono anche sportivo, regole anche se sbagliate, però secondo me le regole devono essere rispettate, però ecco, sono Stefano, sbagliate, devono capire, io e voglio, devono dire, voglio portare al pubblico e alla, a te, al pubblico, ai conoscenti, che purtroppo non ci può essere una regola definitiva, come parlavo adesso. Quello supera la striscia bianca, non gli fa niente, quell'altro 5 secondi in gara, dopo ti sei ammazzata la vita, porca miseria, dopo che ha rischiato, ha fatto sorpassi bellissimo, poi ti viene penalizzato perché allora, se oggi ci fossero Arnoux e Villeneuve a fine gara, tutte e due una bella fucilazione, vabbè, è una bella, non mi sembra che facevano sorpassi al di fuori delle linee di più, no, contatti tra loro sì, ma contatti tra loro, no, ma non sì, magari solo, non parlo solo del caso del Villeneuve, parlo pure di un Manzi, no, parlo poi pure... ecco, insomma, dai, no, Ci dicevano che quello che hanno fatto Villeneuve e Arnoux nel 1979 a Digione, praticamente prima che subentrasse, prima che la tecnologia diventasse così importante, certo, in Formula 1, lo facevano anche nelle retrovie altri piloti, certo, tra di loro, insomma la battaglia c'è sempre stata ed è giusto che ci sia. Io ripeto, ci devono essere delle regole. Ma lo so, tra ma... l'altro è un tipo, io ripeto, io non è che ce l'ho con lui, però fatalità... c'è sempre perché... mezzo Verstappen, è certo, come il mercoledì, c'è sempre certo, in mezzo lui, partenze, succede certo, anche se lui non c'entra niente, ormai è diventato, lo giustifico pure, sì, sì. No, giustifico lui, nel senso giustifico questa che sono state in mezzo lui, perché lui oggi come oggi su 20 piloti è l'unico che rischia più degli altri. Quello sì. Allora vabbè, io ripeto, però... ribadisco che oggi ci vorrebbero 20 Verstappen. Assolutamente, ci vorrebbero 20 Verstappen, però, ripeto io, quello che ha fatto a Spa, secondo ma me quel... lì dovevano fermarlo, lì lo devi fermare per 10 corse, perché gli ma ripeto, dire al ragazzo che in pieno rettilineo, una volta che quello dietro ha preso, ha deciso dove deve andare, che è uscito di scia, tu non allora, puoi metterti nuovamente allora, davanti. Ripeto. Allora, la chiusura non la puoi fare quando sta uscendo di scia. Allora, la chiusura Spa la fai prima. Spa è una cosa particolare. No, 340-335 all'ora, ha fatto una cosa che insomma posso, sì, Spa ha sbagliato, era da richiamare, penalizzare, punire, quello che è. Però ripeto, ci sono stati casi in Formula 1 di piloti molto più esperti di lui, il campione del mondo, che hanno fatto scorrettezze anche in maniera volontaria e non è successo niente. Sì, sì, io lo so. Lo fanno la gincana quando stai a 30, 40, 60 all'ora. L'ha fatto Senna, l'ha fatto Prost, Senna, l'ha fatto Schumacher contro Villeneuve Junior, l'hanno fatto tantissimi piloti, però se lo fai a 60 km orari quando stai in frenata, una gincana ruota contro ruota, è un conto. Lo fai a 340 km orari, fai regolare la vettura che è dietro, e qui se quello dietro non si ammazza, dobbiamo gridare al miracolo, cioè io questo tipo di scorrettezze purtroppo in Formula 1 io non le voglio vedere, e se ci sono e questi signori non vengono penalizzati, ma non penalizzati, squalificati, perché quando succedono queste cose li devi squalificare 1-10 giornate tutto l'anno, insomma li devi fermare, perché insomma li devi fermare. Allora, vabbè, a prescindere da questo, andiamo alla gara di ieri. A sì, me personalmente è piaciuta molto, una gara molto battagliata sin dalla partenza. Questa fu questa, il sorpasso, che tutti, non solo l'essenza della sicuramente partenza e il sorpasso. Sicuramente. Torniamo al discorso di Singapore. Che Vettel l'ha chiuso. Vettel l'ha sbagliato, lo sappiamo, l'abbiamo detto e ieri Hamilton che ha fatto? Hamilton? Che ha fatto in quella partenza? Si è fregato da solo, cioè, perché se lui parte dritto, sì, Vettel non lo passa. E allora? Allora che è da squalificato? No, non è. Ha chiuso, basta. Ha chiuso. Si è fregato, perché è partito un attimo, certo,
è partito peggio un po' peggio di Vettel e si è fermato da solo perché poi, facendo quella manovra allunghi pure la traiettoria, fai più strada. Sì, ma le cose passano avanti. Sulla frenata la Ferrari è sulla frenata. Io pure Mercedes, ci speravo. Poi invece quello che almeno secondo il mio parere, dopo Singapore sembra che la Ferrari abbia mollato il mondiale. No, vabbè, insomma, questo perché c'è stata questa involuzione tecnica che no, non abbiamo. Involuzione sì. Tecnica, no? Perché comunque aveva preso la polla, aveva preso la polla a Singapore. E dico dopo Singapore. Ah, dopo Singapore, vabbè, comunque c'avevamo la prima fila con Raikkonen, mi sembra. Secondo Raikkonen. A Malesia. Non è per... ma secondo... ecco, ma c'è stata, secondo me. Vettel non ha fatto le qualifiche per. Però a livello. Ma dico, c'è stata un'involuzione. Secondo me, c'è stata. Come posso dire, un abbattimento morale dopo Singapore e un'involuzione tecnica. Singapore quante corse ci sono state? Due. E c'è stata Giappone? Giappone. Ieri niente male, ieri insomma, Male. Intanto allora facciamo un pit stop noi due loro e vincono uguale. Facciamo due pit stop loro fanno uno e perdiamo uguale. Poi le notizie non le sappiamo la sera perché se fosse il Gran Premio di sera, ma hanno detto che nei primi due treni di gomme erano danneggiati blister, il blister subito quindi altrimenti può darsi ho capito Stefano, mannaggia la miseria, cioè, allora ripeto, fanno stop a Ferrari, quelli fanno due e vincono quelli e ne facciamo incontrare e vincono sempre quelli e porca miseria, vabbè, comunque io non sono d'accordo con quelli che fino a ieri sera e continuano a dirlo che quest'anno la Ferrari era la macchina da battere. Secondo me la Ferrari non era la macchina da battere, no, assolutamente. Era sempre la Mercedes la macchina da battere. La Ferrari credo che abbia fatto un mezzo miracolo, certo. All'inizio, poi dopo c'è stata dopo Monza che è stato un massacro, però c'è stata la reazione a Singapore. Però ecco, Singapore è successo quello che succede, 5 minuti che hanno sconvolto la Formula 1 2017, quei 5 minuti di pioggia, sì. Quella pure con conseguenza partenza, perché se partivo guarda che si fette gare non succedeva, e sembra che c'è stato un hanno mollato, ecco, non vedo più poi una valvoletta a destra. Parliamo sempre, guardiamo da quello che io si vede al di fuori, per carità, è inutile che oggi io capisco che uno fino all'ultimo, però è inutile che oggi viene Marchionne e mi dice che dobbiamo lottare fino all'ultima speranza. No, cioè, vabbè, lui cioè, deve dire, cioè, sì, io capito, ma non deve dire, ho capito. Però a Singapore. A Singapore ancora ci si può abbaccagliare. Ma no, però, da Singapore. Però noi, mi puoi dire, viene oggi e mi dice ancora tre gare. Che, no. Cioè, può succedere tutto, quello deve andare a tre gare e vince tutte le Vettel. No, può arrivare addirittura una volta primo e lui 66, primo e terzo, no, vabbè, primo e quarto. Può fare prima e quarta e poi due volte prima e le due ritiri via. Può succedere, ma la vita non succede, ma non questo succede fatto, perché io ieri mi sono abilito già mattina quando non c'ho Sky e vado a vedere primo market tedesco dovizioso e tu cominciamo bene, già abbiamo preso il mondiale stamattina, cioè sono 33 punti su 25, niente, su 50 che rimangono. Perfetto. Può succedere che market si cade due volte, no, cade perché non voglio dire, se deve cascare che non abbia conseguenze fisiche, si può fermare due volte come si è fermato in Inghilterra e due volte diciamo dovizioso, diciamo, per carità, la matematica non ti condanna, ecco, per carità, però dobbiamo essere realisti e dire che ormai il mondiale è finito, dopo Singapore quando poi ho visto Singapore in Malesia, anche se c'era Vettel dietro, detto un circuito che si sorpassa, si può fare qualcosa. L'altra volta la candela, va bene, il gioco non parla candela, condotto dell'acqua, però ecco, vedo pure dall'atteggiamento che sembra che dopo Singapore, cioè, è stata una mazzata, non si discute, è stata una mazzata, anche perché quello si tocca, quello passa immune e va a vincere, però niente, ormai... forse si stanno preparando per il 2018. Ma è normale che si stiano preparando per il 2018. Certo, ormai il mondiale è perso e cerchiamo di fare qualcosa per l'altro anno, per partire meglio di quest'anno, anche se quest'anno non si era partito con una bella vittoria, poi la sconfitta in Cina, secondo in Cina potrebbe arrivare, e poi aveva rivinto in Bahrain. Questa è la situazione, ragazzi. Dobbiamo prenderne atto e Hamilton vince. C'è stata poi questa involuzione di Bottas, non si è capito che fine ha fatto il suo tizio. Pure Bottas, sono insomma due o tre gare anche lui. Vabbè, comunque Hamilton fa la differenza, dai, non c'è niente da dire, da fare, così come Vettel in Ferrari
Ecco perché, però, ci sono stati, però dico, non dico che Bottas deve vincere o deve stare a livello di Hamilton, però ecco, nemmeno dice che lui non riesce ancora a mandare in temperatura bene gli pneumatici. Non so che cosa bisogna fare per mandarli bene in temperatura, vabbè, non questo, vabbè, qua dice allora che c'ha problemi nei primi giri a mandare in temperatura dopo 18 gare. E dopo 18 gare fa, non so se ti ricordi, l'hanno detto loro, quando la c'è, quando l'ho detto io, no, per carità, no, io c'ha problemi nei primi giri a mandare in temperatura. Questi cose fanno ridere, perché se tu ricordi quando è venuto Raikkonen alla Ferrari 2007, l'anno del mondiale, l'anno, prima gara Australia, di giro veloce, vittoria, il fenomeno, la gara dopo non mi ricordo che è stata sempre veloce la maniera, seconda gara ho avuto dei problemi. No, perché ancora non conosci il volante da prima è partito, è 3 mesi con la torta a vittoria, ma non conosci più la macchina. Su, dai, noi molte cose non le sappiamo, quindi loro devono dire chiaramente perché, però vabbè, insomma, anche perché siamo sicuri che poi tutto questi questi due ritiri in griglia siano ripresi dal condotto dell'acqua e da una valvola, perché mi sembra sono pezzi da dire. No, ma posso, ma sì, no, ma che ci mettano parecchio per capire. No, parecchio non è così, non ci hanno messo parecchio a capire. Sì, vabbè, lo sai che certe volte anche le scuderie giustamente certe volte capita che per esempio magari ieri Hulkenberg si è fermato e magari si è rotto il cambio e ti dicono motore. Certo. Nel motore sono 2000 parti che possono rompersi per non dare adito modo alle altre scuderie di sapere i propri problemi. Ecco, se dice motore, vabbè, che succede? Motore può succedere di tutto e di più. È un condotto che si rompe, una valvola, un pistone, che ne sai? Sì, sì. Vabbè, comunque, ieri, ripeto, bellissima gara. Sono stato contento, per carità. Il sorpasso di Hamilton, Ricciardo con Bottas, poi è entrato anche Raikkonen. Bottas rientra Vettel ai box, Hamilton rientra 2 giri dopo e Vettel gli recupera 5 secondi. Sì. Ieri è stata una bella gara. Il sorpasso di Vettel a Bottas che si trova Van Dorn è bellissimo, quello che ricorda uno di Johansson a Imola, non mi ricordo in quale stagione, bellissimo. No, è stata bella, un po' movimentata il circuito, bellissimo. È uno degli ultimi circuiti che a me dispiace che in realtà non con la Malesia, perché mi piaceva come circuito. Ma insomma, lo sapete che le Formula 1 vanno più veloce? Hanno fatto 1.35, 1.36, quando 96. La polla è 1.36, 1.35. E l'anno scorso hanno fatto... Le MotoGP vanno 30 secondi più piano della Formula 1. 30 secondi, signori, Cioè, parliamo che... Negli Stati Uniti Marquez ha fatto 2 minuti e qualche cosa, mentre invece, parliamo del Gran Premio di Austin, la Mercedes 1.35, quasi 30 secondi di differenza. Nel 2015 faceva 1.58. 58. Ma forse pioveva, No, quelli pioveva. Pioveva sicuramente. Quindi è incredibile questi pneumatici. Cioè, ci sarà pure qualche cosa a livello di pneumatici, credo che cambierà pure qualche cosa. Non l'ho letto, qualcosa lei, ma non c'è da pneumatici, sì, perché ancora diciamo stiamo in embrione, ancora sì, il regolamento, però è uscito solo per fatto dei motori, quello è sicuro. Come per esempio ieri che molte vetture dovevano fare attenzione con la potenza del motore al consumo, perché 105 litri di benzina, non di più, e quindi ieri era il circuito dove si consumava più benzina e qualcuno rischiava di stare a secco, quindi di rimanere a secco nell'ultimo giro. Secondo me è la regola sbagliata, perché si calcolava che se tu facevi tutti i giri a tutta consumavi circa 107-108 litri. Quindi dovevi stare attenta a quei 2-3 chili durante la gara. Secondo te, che capisci di Formula 1, sì, anche parliamo delle è una cosa giusta. Non va bene, assolutamente. Non va bene, perché la Formula 1 è la massima espressione dell'ambito sportivo. Ma non esiste. Allora il pilota deve rallentare per vincere? E se veramente... Non è successo quest'anno. Succede un altro anno che ne so, magari c'è 2 Ferrari, 2 Mercedes e 2 Red Bull che lottano per il mondiale, tutte e 6 pensiamo che possono vincere, allora quello non deve stare attento, magari non puoi battere. Sì, ho capito. Sei più bravo a non consumare
la benzina, sei più bravo a livello di aerodinamica, devi essere più bravo. Ma il pilota è pure diciamo handicappato, che non può esprimersi tutto perché deve stare attento. Quello del box lo chiama e gli dice: guarda, non, sul giro fai 1,40, il prossimo fai 1,38, fai 1,42 perché devi recuperare. E allora ecco, non c'è più il sorpasso, non c'è più niente. A me la cosa che mi interessa di più, sinceramente, spero che i meccanici e gli ingegneri della Ferrari lavorino su questo. Io non riesco a sopportare questi 10-12 km di differenza che a Monza, Baku, ieri, cioè, non è possibile. È passato 3:33, vabbè, che stavo con DRS acceso. Vabbè, sì, vabbè. Però 3:33, a 3:19, 3:22, 3:23 la Ferrari con la DRS aperto. Sono tanti, 10 km, 12 km sono tanti sì. E anche se stai davanti non puoi difenderti. Non puoi difenderti. E soprattutto quando stai, come è successo a Spa, che hai una grande macchina attaccato, non riesci a superare perché anche col DRS aperto non ce la fa. Io spero che riescano a cavare questi chilometri in più, perché allora la Ferrari è veramente da mondiale. Ci possiamo difendere e possiamo attaccare anche. D'accordissimo, d'accordissimo con te. Abbiamo parlato della gara. Un'altra cosa, noi diciamo che non ci prenderemo, come abbiamo fatto l'anno scorso, le vacanze a Natale, le vacanze invernali, perché tra un po', a novembre credo, o a dicembre, parte la Formula E. Noi faremo 2 dicembre, Hong Kong. Parte la Formula E. Quindi noi staremo qui anche per parlare. Non c'è la Ferrari. No, non c'è. Ancora non c'è. C'è qualche macchina italiana oppure che sappia? Non mi sono. Mahindra non è italiana, no? Mi sembra di no. Comunque non mi sono informato perché parte il 2 dicembre abbiamo tempo per. Ci sono tanti bei piloti, ex. E c'è pure il fatto che il 14 aprile si corre a Roma. Ah, il giorno dopo il compleanno mio. Allora me lo fai come regalo, andiamo insieme. Il 14 aprile, che è un sabato. Il 14 aprile, che è un sabato, io spero di essere a Roma. Due gare, una sola? Sì, a Roma devono fare una sola. Una sola. E due fanno Hong Kong, New York e Monza, mi sembra. Il sabato e la domenica, un po' come Superbike. Sì, sì, Superbike, stile Superbike. Sì, però fanno. Invece in alcune parti, soltanto una volta. Mi sembra che fanno Hong Kong. New York e Monza, due gare. E poi c'è Berlino, Roma. Santiago del Cile, Roma. Parigi, però fanno una gara sola. Anche questo in fase embrionale, perché non si capisce come mai da alcune parti due gare e in altre. No, ma deve essere spettacolare. Sì, no, spettacolare è sabato. Roma è sabato. Andiamo. Sì. Se io già. Se il campionato di calcio non lavora, andiamo. Penso che non lo so, forse il 14 giugno ci sarà qua. Comunque, io spero di. Hanno preso i diritti televisivi. Sono stati acquistati da Italia 1, sì. Ce la vediamo al limite in diretta. Io oggi ho visto la pubblicità già. Sì. Oggi quindi. Stavo dentro Studio Sport e ho visto la pubblicità della Formula E, che a me sinceramente non... C'è il figlio di Prost, poi c'è Buemi, che è campione del mondo. Chi è? Che di Grassi, campione del mondo, o Buemi? Uno dei due. Hanno vinto uno l'altro anno e uno quest'anno. Di Grassi, non mi sbaglio. L'altro anno Buemi. L'hanno preso Buemi. Di Grassi, figlio di Pichino, il signo. Bravissimo, il signo. Prost... C'era fino a 2 anni fa anche Jacques Villeneuve. No, non me l'ha commentato. Fino a 2 anni fa. L'anno scorso c'è pure Heidfeld. Heidfeld, non so quest'anno se corre. E poi ci sono tanti altri. E poi qualcuno nuovo, diciamo, che non ha conosciuto la Formula 1, però questa Formula è interessante. C'è pure qualche italiano, perché ho visto che c'è pure, Filippi, bravo. E un altro, vabbè, adesso non c'è pure qualcuno. Quindi se non c'è la macchina italiana faremo il tifo per... No, ma è spettacolare, si corre tutti i circuiti cittadini, Sì, molto belli, poi insomma, circuito cittadini, battaglia. Certo, circuito cittadini un po' per... lì pure però bisogna stare attenti alla batteria che si scarica. Sì, là c'è la batteria che si scarica, bisogna fare attenzione alle macchine. Certo, circuito cittadini un po', diciamo, è più spettacolare. Poi c'è il cambio macchina, perché non puoi cambiare la batteria. No, cambi macchina. E c'è il circuito cittadini, dicevo, è un po'... Diciamo limitato e un po' perché per i sorpassi. Sì. Però ecco, però è bello, dai. No, non è bello, è bello, per carità, da battuta ricordarsi delle cuffie. Sì, perché hanno rumore, fanno rumore. Non fanno rumore niente. Non fanno niente, a posto. Ricordarsi delle cuffie. Non fanno detto una battuta. No, non fanno rumore completamente. Molto bello, insomma, la Formula E molto bella. Sostituirà un giorno la Formula 1, secondo me? Io credo, sono contrario. Molto. Sì. Perché la Formula 1, il rumore, è bello, dovrebbe rimanere, però non tempi recenti. No. Però penso di sì.
in un futuro molto futuro, non immediato. Molto futuro, ma nemmeno, non molto immediato, ma nemmeno molto futuro. E sicuramente per la Formula 1 verrà sostituita da, forse si arriverà, ecco, a un ibrido, motore termico e motore elettrico, si arriva, però si arriverà. Senti, mi dai qualche voto, Vettel, che gli diamo? 6,5, 7? No, no, pure un bell'otto a Vettel. A ieri? Sì, 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 bella partenza, bella gara, cioè è stato un po'... Purtroppo, Stefano, siamo sempre là. Io sono del parere che, se non ritorniamo al discorso di Dovizioso, se ieri a Monza è venuto, che cioè settimana scorsa ha vinto, certo, ieri è diventato un brocco, settimana scorsa un fenomeno. Ieri la Ducati ha mostrato tutti i suoi limiti in certe situazioni. E a sto punto, veramente, se ha vinto l'altra volta in Giappone, che condizioni meglio favorevoli alla Ducati con la pioggia, però è stato anche merito della Dovizioso. Ieri eppure lui ha detto di guardare questo, c'è proprio quello che c'ha la Honda, secondo me, la MotoGP la seguo un po' marginalmente, piace perché c'è il motore, la Honda si adatta di più a tutti i circuiti, ma ecco, magari non vince però arriva secondo, arriva terzo, a Ducati non vince, arriva da discesa, ecco qual è il problema, ecco. Quello è il fatto. E io invece vorrei dare un bel 10 a Raikkonen, ieri mi è piaciuto tanto. E meritava il podio, comunque sia, meritava, al di là della realizzazione avversaria. Ieri, se non fa passare Vettel e rallenta 2 secondi per farlo passare, Raikkonen arriva sul podio tranquillamente. Sì, 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 per carità. Come infatti poi Vettel l'hai pure rallentato per far salire di testa. L'ultimo giro, l'ultimo rettilineo per far avere il DRS. Certo, per non farsi prendere da Verstappen. Ieri il gioco di squadra ha fatto bene, molto bene. Vabbè, complimenti ad Hamilton, ci faremo il prossimo anno, mancano 3 gare, ragazzi, bisogna per tutto in queste ultimissime. Ma almeno un'altra vittoria, almeno una vittoria da Moe, c'è il Messico, questo diciamo, tranne il Brasile che è un circuito molto veloce, però io almeno speravo su 3 almeno 2 vittorie adesso. Dai, ormai il campionato è perso, però almeno la soddisfazione... Brasile la vedo bene. Messi, ma io vedo più Messi, senti, mi dai il Messi che si corre domenica prossima, 29 alle domenica, scusami, 20 al domenica prossima, domenica prossima in Messico in Messico, sì. Il Messico di solito che è sera, pomeriggio è una cosa pomeriggio come sì, Brasile sì. Poi la successiva e poi il 12 il Brasile, 12 il Brasile e 26 il Singapore Abu Dhabi. Quindi va bene, insomma, io non conosco bene, non mi ricordo adesso bene la pista messicana. No, è carino, è un circuito moderno, sì, 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 sì. Quindi è da poco che ci si corre. Hanno corso questo qua dal 2015. Ecco, forse, non me la ricordo. Sono 2 anni, perché prima era un altro circuito, sono 17 edizioni del Brasile, vale per il Mondiale, la Ferrari... Messico. La Ferrari ha corso nel 66 e c'ha solo 2 vittorie, una pole position e 3 giri veloci. Ha vinto per tanti anni, non si è corso. Noi abbiamo il Brasile che dovrebbe essere a vantaggio della Ferrari. Come... Quello che più vantaggio è Abu Dhabi e la Ferrari? E Abu Dhabi è tipo Singapore. C'è un rettilineo lunghissimo. Ho capito, ma il resto è tutto misto e tipo Singapore. Sì, perciò dovrei poi... Stefano, almeno dico tutte le gare, almeno 2 vittorie. Almeno una testa, diamo una vittoria a Raikkonen, almeno per... è una vittoria. Ieri volevo fare i complimenti agli organizzatori del Gran Premio di Austin, che non so se l'hai visto prima della partenza. A me piacciono queste cose, mi fanno morire e credo che siano belle da ripetere anche in Italia, in altre parti, la presentazione dei piloti. È stata una cosa, guarda, a me è piaciuta, è un'americanata. Quella classica americanata, però non l'ho fatta così. E vedi, presentazione dei piloti spettacolare, bello, lindo, la presentazione, molto bella. È americano, fai queste cose. Sono malato, infatti lo fanno con football, lo fanno con la boxe. Fantastici davvero. Ma visto quando fanno le finali del football americano? Sì, interrompono. Il Super Bowl interrompono tutto, loro stanno oltre che interrompono durante la partita, forse c'è, non conosco le regole, però c'è il primo tempo, siccome nel calcio forse esce l'attrice, la cantante, cantano. Sì, perché nel frattempo c'è, diciamo, gli spot che passano in televisione, quindi è bellissimo. E io tempo fa ho letto che quello dell'anno scorso, 2 anni fa, per anni fa, per uno spazio per uno durante il Super Bowl, uno spazio 30 secondi, $1 milione, non so. 30 secondi di un milione di dollari. L'avvenimento più seguito al mondo. Più seguito al mondo. Perciò
E ecco. Lucilla fa tanto, ecco. Bello, bello. Va bene, dai. Senti, qualche nome di... E la rimasta mi sembra Pironi. Pironi. Facciamo... Pironi, Prost... Facciamo Pironi. Pironi. La prossima settimana, tanto, lunedì di un prossimo, siamo di nuovo qua, ne facciamo. Eccolo, indossa. Ecco qua. Didier Pironi, francese del 52, con la Ferrari è stato 25 Gran Premi, 2 vittorie, 2 pole position e 3 giri veloci. E purtroppo nell'82, quando stava dopo l'incidente di Villeneuve, stava lanciato per il mondiale, e il tragico incidente di Hockenheim, quando ha tamponato sotto una pioggia torrenziale, ha fatto prossimo, l'ha visto, fratture delle gambe, ha avuto svariato interventi chirurgici alle gambe, e aveva ripreso, però ha provato la Formula 1. Ha riprovato, però non ci sono. È salito in macchina, sì, ha fatto un paio di giri, però non poteva. I campionati mondiali di offshore, dove poi ecco, però offshore. Ecco, gente che la velocità è quella che è. Nell'isola di Man, nell'agosto 87, un incidente con l'offshore, ha perso la vita purtroppo. La moglie era tra l'altro incinta di 2 gemelli. La compagna, che aveva avuto 2 gemelli maschi, Gilles e Didier, la chiamava Gilles e Didier. Si ricorda più di Didier Pironi per quel famoso Imola 82, quando ha fatto vinse, non facendo passare Villeneuve. Poi tra l'altro non lo sapevo, ma in quella gara non c'era Forghieri ai box. Sì. Purtroppo non c'era Forghieri per degli impegni, la nascita di qualcuno, non so, ha avuto un problema, un problema familiare, però la sera, notte fu costretto ad andare via da Imola, è stata a Modena, non ha potuto assistere. Se c'ero io non sarebbe successo quello che è successo, sì, perché effettivamente diciamo che lui, io ho seguito varie interviste, ho letto vari libri anche di interviste di Forghieri. Adorava quando il destino deve succedere. Poi diciamo, è stato involontario il fatto di Pironi, però ecco, Villeneuve ha avuto quella reazione in Belgio. Sì, ma Villeneuve chiaramente uno aveva fatto da scudiero a Monza, si meritava, non perché sono tifoso di Villeneuve, però si meritava un trattamento di favore rispetto agli altri. Però ecco, poi è successo che la gara dopo Imola in Belgio Pironi stava davanti e lui ha cercato con le gomme, tra l'altro già usurate, ecco, non doveva, infatti Forghieri non voleva che uscisse, perché ormai non poteva fare più tempo, il destino doveva andare così, poi tra l'altro ha fatto l'incidente con il suo migliore amico, perché Jochen Mass il miglior amico proprio, oltre al compagno di squadra che vinse il mondiale, Jody Scheckter, ancora più amico di Jody Scheckter, sì, Mass, soprattutto Jochen Mass, la fatalità, una chicca, sì. Ho trovato su YouTube, sì. dico a te, agli ascoltatori, su YouTube mettete Filippino Massa, il figlio di Massa, contro Ricciardo. Fanno una gara sul terreno. No, Kiko Kart piccolo, da dei ragazzini. Ma figlio di Ricciardo? No, Ricciardo con figlio di Piccolo. C'è messo. non vi dico il risultato. È la più alta della Formula 1. Non vi dico niente. Se gli ascoltatori ci sentono, Filippino Massa contro Ricciardo nel terrazzo di casa di Massa a Monte Carlo, con una veduta spettacolare, fanno una gara, ma veramente un gran premio, con la presentazione, poi il pilota viene premiato, bottiglia d'acqua, mi sembra ci avrà 6 anni, 7 anni, cosa del genere, un ragazzino. Abbiamo visto, credo, mentre giocava a pallone in quella gara dove pioveva, Felipe Massa, no? Era lui che palleggiava. Sì, dove sì, è successo? Sì, sì. Non il gran premio dove si sono messi a palleggiare. Comunque, è una chicca da vedere, che non su YouTube c'è, Filippino Massa contro Ricciardo. Stupendo, guarda, veramente 10 minuti, e questo che dimostra pure che i piloti in gara è una cosa, e poi finita la gara, amici, se vogliono, non tutti, chiaro, purtroppo, chiaro, ma quello che nella vita c'è, quella, però ecco, Ricciardo e Massa, ecco, non mai, e si sono pure prese per qualche volta,
è successo in gara che sono acchiappati. Vabbè, Ricciardo e Massa. Forse da quella volta. Però ecco, ma Ricciardo è un simpatico, è col figlio di Massa, quello che fa. Insomma, italo-australiano. Sì, sì, di origini italiane. No, è un simpatico. Che l'hanno chiamato? Ripeto. Vedetelo che è veramente simpatico. Bene, allora lo andrò a vedere, ormai mi hai messo la curiosità. Su YouTube c'è. Io sono peggio dei gatti. Allora, bene. Quindi abbiamo terminato, però oggi alla stessa ora, lunedì prossimo commentiamo il campionato del Messico, la vittoria della Ferrari. Speriamo di commentare una vittoria fino al dopo l'Ungheria, commentare una vittoria. E va bene così, dai, il mondiale è andato, speriamo. Perché comunque Ricciardo avrà 15 o 20 perché cambia il motore Ricciardo, già lo sappiamo questo. Sta a dire. Quindi insomma Ricciardo Verstappen, non so se cambierà qualche altra cosa. No, sappiamo, vabbè, insomma, speriamo che succeda pure a Mercedes. Volta sei in crisi. Speriamo che Hamilton sia contento di quei 10 punti. Vince quarto, quinto, 10 punti. Il mondiale è vinto, non gli può sfuggire, ecco, per carità. Poi se vuole salire sul podio a festeggiare, il terzo posto, tranquillamente. La doppietta Ferrari, anche la Icona e Vettel è uguale, per me basta che vince la Ferrari. Va bene così, dai. Salutiamo gli amici del Ferrari Club Ciampino. Salutiamo gli amici del Ferrari Club Ciampino. Sara Mazzetti, che è in testa alla classifica. Perfetto. Un'altra cosa, domenica prossima, anche se il 29 ottobre c'è il campione del Messico, e ci sono le finali Ferrari mondiali a Mugello. Challenge Ferrari, le finali proprio tutto dell'anno al Mugello. Chi vuole partecipare? Ci può andare. Partecipare con la Ferrari o partecipare? No, partecipare alla Mercedes, a vedere. Se mi presti una Ferrari ci vado. Modellino. Ok, grazie. Va bene, ragazzi. Grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Radio Staff, sono la seconda passata. Ma ti piace questa sigletta tutta tua? Questa per Rosso Vivo? Allora, è ufficiale. Getaway, Earth, Wine & Fire. Un saluto.